Abbiamo sbagliato completamente partita, quindi non è colpa di un singolo, secondo me è colpa di tutto. Probabilmente il 3-0 col Mezzolara ci ha fatto volare un po' alto, oggi ci hanno rimesso con i piedi sulla terra. E quindi credo che la partita l'abbiamo sbagliata tutti, a cominciare da me e poi a scendere in giù l'abbiamo sbagliata tutti la partita, perché secondo me quando si scende in campo con un approccio mentale in questo modo, evidentemente non abbiamo lavorato bene durante la settimana. Non c'è da strapparsi i capelli, è la dimostrazione però di quello che io dicevo all'inizio, cioè il campionato è lungo, il girone di ritorno comincia un altro campionato, abbiamo incontrato una squadra, avete visto, io domenica l'avevo vista a tutto cuoio che giocava con un modulo completamente diverso, oggi è venuta qui con un 4-1-4-1, ovviamente squadra raccolta, ha giocato in contropiede e poi gli episodi sicuramente non sono stati fortunati perché è un gol direttamente da angolo, un rigore anche sfortunato perché credo che sia scivolato il nostro giocatore, quindi poi anche gli episodi non sono andati bene, però questi non sono alibi. Fa comodo a noi ogni tanto serve qualche batosta, perché se no si pensa ad essere bravi, capito? E quando si pensa ad essere bravi è la peggior cosa. Se è semplice, quando succede questo si dice sempre così, no? Si dice si pensa ad essere bravi, no, ma è così, inconsciamente, non è che ragazzi. Non è la prima stagionalmente che potete Assolutamente. fare il salto di qualità e che Certo, ma certo, sicuramente non è che oggi finiva il nostro campionato, però raggiungendo i 3 punti oggi è inevitabile dire che era una situazione tanta roba. Quindi peccato, e vuol dire che dobbiamo ritirarsi sulle manichine e riniziare già da domenica a andare a 2000. E con 5 partite così ravvicinate ci può anche stare di topparne una. Ecco, noi si è toppata la seconda, bisogna non topparne più.